siamo alle battute finali, dopo un lungo percorso che il CSV ha voluto sottolineare, quelle che sono stati 20 anni di presenza sul territorio della provincia di Taranto, un percorso che è iniziato il 15 di ottobre e che ha percorso diversi paesi della provincia di Taranto, e stasera siamo alle battute finali. Stasera parleremo qui all'università, avremo una tavola rotonda per parlare di comunità, un tema a noi molto caro che ribadiamo tutti gli anni che facciamo la nostra rassegna del volontariato e della solidarietà. Questa sera si approfondirà su quella che è la sfida odierna, specialmente per Taranto, per la provincia di Taranto, rispetto alla comunità lì dove abbiamo delle difficoltà come cittadini, come soggetti, di sentirci partecipi della comunità. Quindi attraverso il volontariato, attraverso la bellezza del volontariato, noi cerchiamo da sempre di dare una mano affinché questa comunità possa effettivamente determinarsi. Parliamo di un anniversario particolare, del ventennale del Centro di Servizio per il Volontariato di Taranto, che come tutti i CSV d'Italia vive in questi periodi uno degli anniversari storici, decennali. I centri di servizio hanno una presenza pluridecennale nelle varie comunità dove operano, e sono occasioni fondamentali per andare anche a ripensare non solo al ruolo dei centri di servizio all'interno delle comunità, ma anche al ruolo del volontariato in questo nostro paese, in un periodo molto complicato, molto complesso, di tentativo di ripartenza dopo la pandemia, dopo la guerra in Ucraina, con una crisi economica che si fa sentire nel bel mezzo della riforma del terzo settore. Quindi diciamo che abbiamo tutti gli ingredienti per fare delle riflessioni profonde sul senso nostro della nostra esistenza. È un momento importante, perché 20 anni, insomma, è una data sicuramente da festeggiare, anche perché sempre più piede, sempre più forza sta prendendo proprio il terzo settore, anche ovviamente in provincia di Taranto. Quindi avere un valore, dar possibilità di dare opportunità ai territori tramite appunto il terzo settore, opportunità che oggi avranno un canale nuovo con il registro unico nazionale, che permetterà che le associazioni piuttosto che le fondazioni possano essere considerate enti del terzo settore ed essere certificate, quindi partecipare poi ai bandi pubblici, avere molte più opportunità e diventare veramente quell'ambito che cresce e fa crescere le comunità, le città, con un impulso diverso rispetto al privato pubblico e al privato, diciamo, convenzionato, o comunque a quello che è la vecchia concezione appunto di privato o di interesse pubblico. Beh, è una data importante oggi, 20 anni di servizi per il territorio soprattutto, e che contribuiscono anche a quello che è il cambiamento, l'assistenza, il cambiamento soprattutto di un modello culturale e anche di approccio. Credo che l'apporto, anzi sono certo che l'apporto del CSV al cambiamento che il territorio sta vivendo in questo momento sia fondamentale, proprio per quello che dicevo prima, un cambiamento all'approccio culturale, anche perché sappiamo bene quanto questa terra abbia vissuto di assistenzialismo, a volte anche poco costruttivo. Invece in questo caso l'apporto del CSV è un apporto reale alla crescita del territorio, e di questo insomma non possiamo che esserne felici. E quindi è giusto onorare tutto questo lavoro e festeggiare questi 20 anni. Siamo sensibili a questo tipo di manifestazioni che sono in qualche modo rientrano nel nostro azione di veicolare un messaggio di apertura del Dipartimento alla città, al territorio, quindi queste sono proprio il tipo di azioni su cui noi puntiamo.